Alessandro Borghi è un artista dalle mille sfumature, capace di calarsi in vari ruoli con indiscutibile talento. Cosa sappiamo della sua biografia e della sua vita privata? Parecchie cose e ve le sveliamo di seguito. Classe 1986, è nato il 19 settembre sotto il segno della Vergine, romano Alessandro Borghi si è imposto nel panorama cinematografico italiano e ha stregato il grande pubblico. 1,86 m di altezza, per un fisico da urlo, un viso affascinante e due occhi indimenticabili passano come tratti distintivi della sua bellezza, anche se oltre l'apparenza c'è molto, molto di più. Ha esordito come stuntman a Cinecittà, per poi recitare in piccoli sceneggiati. Al cinema ha esordito nel 2011 e 4 anni dopo lo abbiamo visto in Suburra. Nel 2017 è stato Luigi Tenco nel film Dalida e nel 2018 Stefano Cucchi in Sulla mia pelle. Per questo film ha vinto il Davide di Donatello come miglior attore, premio ritirato nella serata del 27 marzo 2019, serata in cui appunto si sono svolti i David. Un legame con la famiglia Cucchi ben saldo. Il 14 novembre del 2019, dopo la condanna dei due responsabili, Borghi ha scritto su Twitter: a Stefano, sempre. Nel 2020 lo stiamo vedendo in Diavoli, la miniserie televisiva italiana, britannica e francese con Patrick Dempsey e Kasia Smutniak. L'attore è molto riservato e non ha mai amato esporre la sua vita privata alle insidie del pettegolezzo. Sappiamo però che ha avuto una splendida fidanzata, la ballerina Roberta Pitrone, ex volto noto di Amici di Maria De Filippi. La coppia è apparsa sempre inseparabile e molto innamorata. Ovviamente la Pitrone è stata una donna molto invidiata. Dopo la cerimonia dei Davidi di Donatello 2019, però, qualcuno ha insinuato che la storia tra i due fosse in crisi. All'inizio del 2020 quelle insinuazioni trovano conferma. Borghi viene infatti avvistato con Irene Forti e, secondo alcuni, sarebbero già pronti alla convivenza. La coppia però non ha mai confermato. Una grande aura di mistero circonda la ragazza. Pare che Irene Forti faccia la modella, ma che sia riservatissima. Non ha nemmeno dei profili social. Sarà questo il motivo dietro al tanto mistero che circonda la loro relazione? Per chiudere, vi regaliamo tre curiosità su Alessandro Borghi. Alessandro Borghi, così come si evince da alcuni scatti su Instagram, ha tatuaggi su entrambi i piedi, con delle scritte e uno sul polso. Adora il mare e le serate con gli amici, anche se sui social sono più frequenti gli scatti che lo vedono nel suo imponente e intrigante sui più importanti red carpets. Non sappiamo con esattezza quali siano stati i suoi cachet per i film che ha interpretato, né quanto ammonti il suo patrimonio. Legatissimo alle sue origini, Alessandro Borghi abita ancora a Roma, alla Garbatella, nella casa che fu del nonno. Quello è il quartiere romano di origine del padre, mentre la madre è di Tormarancia.